Presso la parrocchia Spirito Santo di Trani, il Presidio Libera ha incontrato il comitato di quartiere Pozzopiano. Si è trattato di una serata all'insegna dell'informazione sugli obiettivi e le finalità di Libera sul territorio e nel quartiere. Francesco Rossi. Anche il comitato di quartiere Pozzopiano si sta impegnando per promuovere la presenza di Libera con uno sportello sulla legalità. Perché? Anche nel nostro quartiere abbiamo promosso questa iniziativa in modo che facciamo sensibilizzare il quartiere e i residenti per questa associazione Libera che cerca di sensibilizzare le vittime della criminalità organizzata, le possibili vittime dell'usura, il racket delle estorsioni. E diciamo, abbiamo voluto cercare di collaborare con l'Associazione Libera, la sezione di Trani, in modo che informiamo tutti i residenti che a Trani esiste questa associazione che si occupa di questa reale problematica. Questo quartiere in realtà più che questi problemi ha altri problemi che riguardano soprattutto l'assalto di alcuni criminali che vengono a fare rapine e preso di mira spesso proprio per la facilità dei collegamenti con l'esterno. Infatti, nel nostro quartiere ci sono molte arterie di sbocco. Abbiamo lo sbocco verso la statale 16, verso anche l'autostrada. Quindi diciamo, è preso dal crimine e purtroppo i nostri commercianti sono spesso vittime di questa situazione qui. Noi appunto perciò cerchiamo di informare in modo che non abbiano paura, ma abbiano il coraggio di reagire e andare avanti, perché la vita quotidiana deve essere una condivisione di regole e di leggi da rispettare. Libera apre un vero e proprio sportello per la legalità anche in questo territorio e si presenta al quartiere Pozzopiano perché? Beh, oggi abbiamo un incontro conoscitivo col quartiere, poi rientra nei programmi del presidio di Libera, quindi noi abbiamo accolto questo invito veramente con grande soddisfazione. E per quanto riguarda invece lo sportello, noi apriremo uno sportello di ascolto che è uno sportello provvisorio perché tutto verrà confluito a Bari. In effetti abbiamo delle locandine di SOS Giustizia che appunto ci sono dei riferimenti dove il cittadino, se trova difficoltà nei contatti con Bari, può venire da noi. Ci stiamo attrezzando per questo con un nuovo sito email che metteremo, l'indirizzo del presidio e i giorni stabiliti in cui tutti i cittadini possono venire a trovarci per le loro problematiche, naturalmente legate al racket, all'usura. La prima cosa da fare è denunciare. Quella è una cosa prioritaria, infatti sta nel nostro, come posso dire, nei nostri valori fondanti, quello di avere il coraggio di denunciare. Molti cittadini mi hanno sempre chiesto cosa deve fare una persona contro la violenza, contro l'insicurezza, le forze dell'ordine non ci sono. No, le forze dell'ordine ci sono, fanno il loro dovere, ma anche noi dobbiamo cercare di riacquistare quella che è la nostra vera forza, cioè denunciare tutti insieme, non rimanere isolati. Quindi un po' noi e un po' le forze dell'ordine riusciremo, come sta accadendo anche nelle regioni ad alto rischio di criminalità organizzata, stanno avendo parecchi successi. Confido in queste cose.